l'ospite di oggi un bel calendario. Mi rendo chiaramente conto che questo non vi è molto d'aiuto, perché ormai i calendari li fanno veramente tutti, tranne me, ma invece sono certissima che questo restringa molto il campo, perché di donne che c'entrano con l'ambiente del calcio e che hanno fatto calendari ce ne sono sicuramente molte meno. Io voglio chiaramente sfatare questo mito che vuole tutte le ragazze del mondo sportivo in realtà più esperte di calciatori rispetto invece a quanto non sia il gioco del pallone. Sono tutte bazzecole. E da noi oggi, che è proprio dietro la porta, tra le altre cose veramente tantissime domande da farle. Smetto di chiacchierare, mi raccomando, rimanete con noi, a fra pochissimo. Ma benvenuta. Grazie, grazie mille, grazie per l'invito soprattutto. Ma stai scherzando, grazie a te come ospite. Allora, tu dai, magari cerchiamo di capire qualche domanda che le spero. Ti avviso che qualche domanda da spettatore medio. Controcampo, diritto di replica. Quindi un altro... Preparatissima. Beh, direi che questo veramente c'è voluto. Perché uno venendo alle 6, l'altro a 22.30, in vacanza. Mi dici di andare in vacanza su un'isola oppure andare per una piacevole serata al circo? Non è proprio parlando di reality, senza girarci troppo intorno. No, sono contentissima di comunque di occuparmi ancora anche quest'anno di sport, anche per me, perché la redazione di Italia 1 e Italia 1 è diventata una grande famiglia. Potrebbe essere appunto un programma musicale, di intrattenimento e non necessariamente un reality, anzi. E non solo lavorativamente parlando, ma proprio anche personalmente. È stata una bella esperienza che porto nel cuore e ho messo lì. E però ce ne possono essere tante altre, programmi di intrattenimento. Dimmi il tuo programma dei sogni e dimmi che cosa... ti senti di poter dare in più rispetto magari a chi lo sta facendo in questo momento? Ti posso dire che tutti i miei programmi dei sogni mi hanno un po' rovinati. Oddio, no, parliamo di questa devastazione. Sì, una devastazione completa. Non lo so, i cantanti giusti che non sono andati, forse i presentatori che non erano azzeccati. Me lo dovrebbero cucire addosso. Vedi, del resto, no? È il mio più grande sogno. Tu ti domandi perché non lo fanno? Ma perché no? Perché, why not? Ma ti piacerebbe da solo o in co-conduzione? Io sono, penso, anche una persona predisposta alla co-conduzione, anche se trovo che sia più difficile. Tu? È molto più difficile, perché da solo vai spedita il tuo modo di condurre, il tuo modo di essere. Invece in coppia devi sempre magari lasciare il passo, essere in sintonia e... Quindi insomma, programma. A me sono le cose difficili. Festival Bar 2007, Federica Fontana, appunto. Va bene. Senti, andiamo avanti con la tua classifica. Alla posizione numero 8, i Superman Lovers. Ci riguardiamo? Sì, ti piacciono? Molto. Che è un pollogo comune diffuso, che però è una di quelle domande che dici gliela devo fare. Ok. Allora, si parla di amore con redditometro, okay. Nel senso che tutte le donne dello spettacolo dicono che l'amore non c'entra col lavoro, che l'importante è avere un uomo che le faccia ridere, cioè un uomo che ti sveglia al mattino e ti dà tanta serenità, e poi tutte in realtà le vedi con il brillocco al dito e con uomini dal portafoglio, diciamo, invidiabile. Ah. E tu stai con un panettiere? No, sto con un ragazzo che ha diverse passioni e ha la passione per... Però, perdonami, perché io so anche che sei il tuo fidanzato, un imprenditore. Sì, quindi, ha una casa di produzioni, fa gli spot pubblicitari, realizza quelli. Quindi non è che fa la fame. Però comunque è normale, non stiamo parlando del sultano del Brunei, insomma... No. Viviamo una vita felice, una vita economicamente agiata, è vero, però devo dire che anch'io apporto il mio contributo, eh? Sì, insomma, collaboro, io devo dire che sono tutti i miei sfizi, tutte le mie, insomma, i miei, e non mi piace chiedere, non mi piaceva chiedere ai miei genitori, ai nonni, agli zii, sale mancette, queste cose qua. Dai 13 anni ad adesso c'è stato qualche, che ne so, inserviente del supermercato, qualche, che ne so, operaio, cioè gente che non, così, che non riconduci subito ad un certo tipo di vita? Panettiere, ma magari focacce. Sai che cosa? Dei compagni di scuola nelle superiori, io andavo frequentavo una scuola pubblica di Monza e c'erano dei ragazzi di qualsiasi estrazione sociale e quindi erano più o meno ricchi, mi ricordo che ce n'erano alcuni tra me. Quindi ti sei concessa anche in gioventù. Va bene, continuiamo con la tua classifica. I Jacer. Sì, sì. Ah, questi me li ha consigliati un mio caro amico, Tommy V. E quindi lì DJ ha detto: mando sul fuoco, li ho ascoltati e ho detto sì, mi piacciono, possono entrare in classifica. Allora dopo voglio analizzare questa cosa, ti sei fatta dare qualche dritta? Assolutamente. Dai, aspettiamo.
Bentornati, siamo sempre qui, classifica ufficiale di oggi è con noi per la gioia di tutti Federica Fontana. No, vabbè, a parte che sei uscito. Senti, però visto che l'intervista devo fare io, allora, leggendo qualche intervista che tu hai rilasciato, ho preso così proprio spunto da due personaggi di cui tu hai parlato e vorrei farti qualche domanda. Grandissimo. Anche tu sei stata al suo fianco, quindi vogliamo sapere da te, bocca della verità, se lui ci fa o ci è. È difficile dirla. Da tutte e due, beh, questa è una frase che ti fa uscire vittoriosa, ma solo in parte. Niente luoghi comuni, ci fa o ci è? Ti voglio svelare un segreto di Aldo. Quando è inquadrato in primo piano... Ho quasi paura. Quando è inquadrato in primo piano così, no? Così. E gli occhi guardano fissi verso il basso, lui non è distratto e sta leggendo qualcosa, si sta guardando nel monitor. No. Sì. Come l'ha deciso? No, questa cosa, grazie di questa avercela raccontata. Questa è una chicca vera di Aldo. Grazie. E da lui che cosa è? Penso che all'epoca in cui ho iniziato a lavorare, che ormai si parla di 10 anni, anche se non sembra, ma ne sono passati, tutti mi chiedevano, ah, ma chi ti ispiri, chi ti ispiri? Da un pa, va bene. Vedi che, cioè, comunque le sue cose le sanno tutti, ormai è Bibbia. È storia della televisione italiana. Esatto, assolutamente. Che queste canzoni abbiano influenzato la vita della persona che stiamo intervistando. Una delle prime foto che ho fatto tanti anni fa. Il giorno 30 aprile del 77, tuo compleanno, tu di nascita, in classifica c'era Bella da morire degli Homo Sapiens, di cui ascoltiamo. Ma che bella! Ti commuovi? Ti senti bella da morire? No. Ti senti un topo? No, mi sento bene, mi sento di non avere problemi con gli altri, mi sento bene con me stessa. Ma fisicamente ti piaci? Sì. Oh, gliel'abbiamo fatto finalmente, sì. L'ha detto. Poi c'erano i collage con Tu mi rubi l'anima, di cui sentiamo un altro estratto. Eccoli qui. L'anima. Non la so. A quanti uomini hai rubato l'anima o quanti ti hanno detto una frase del genere? Ma sai, se gliel'ho rubata poi se la sono anche ripresa perché se ne sono andati. Spero di averla rubata ad uno. E ho sofferto tanto anch'io. Ma per piacere. Ma per favore, ma non si può sentire. Di te una scia di sangue? No, però dai, gli lasciavo contatto. E poi ho avuto tutti i fidanzamenti lunghi di 3 anni. Questo è il primo che ha superato il terzo anno. Quindi ci conto molto, ci spero molto. Se la sente qui lui, qua, proprio che non è libero. Questa è bella, bella. Senti, domanda serissima, ti senti una cavalla? No, nel senso, ho galoppato tanto per arrivare fino qua, questo poco ma sicuro. Mi sento una cavalla? No, però ho galoppato. Alla numero 3 della tua classifica mi hai messo che mi alzo. Dunque, Richard, un personaggio tutto serio? Sì, Poi vediamo la domanda che preferisci i tacchi a spillo o le ballerine, Richard? Preferisci i tacchi a spillo o le ballerine? Tacchi a spillo tutta la vita. Però nella vita non si può portare sempre solo i tacchi a spillo. Spillo per sempre? Sì, spillo, tacco comunque alto. Okay. Perché comunque è una bella donna con una scarpa alta, è più sexy, più sensuale. Va bene. Richard, scarpe alte. Scarpe alte, Richard. 37. Non capisci la domanda, non no, mi dire no, che non ti... Tutto. Bene, allora cosa pensa Federica Fontana riguardo a questo argomento? Io il mio rapporto col divano? Ah, qualche scandalo? Ma non ti capisco. Ragazze, divani, personaggi importanti, raccomandazioni. Ma, Gregoracci! Oddio, no, cioè non l'ha detto! Cosa pensi? Dunque, penso che in questo mondo, come in tanti altri, quando inizi a aprire una serratura con una chiave, devi continuare con quella. Quando questa chiave è una chiave di serietà, continui. Se per la prima volta non sei seria... Fontana, come mi sei simbolica. Però è così... Quindi tu dici prendere una strada che sia di rettitudine? No, certo, come ti presenti, come sei per una volta. Perché una persona dovrebbe farti lavorare onestamente quando sa che in cambio da te può avere qualcosa?
L'ho lasciata per ultima, però una domanda sui calendari andava fatta. Dimmi. I giorni, le cadenze della luna. Chi era? Padre Pio? Padre Pio anche. Sì, frate indovino. Beh, ultimamente mostra di glutei e seni. Sono diventati le nuove divinità da calendario? Restringerei il termine divinità... No, è che i gusti forse sono cambiati, il mondo è più moderno e vige la trasgressione. E quindi frate indovino non era abbastanza trasgressivo, forse non era... Io voglio salutare il mio amico Gian. Un bacio. Anche da parte mia, ciao! Ciao!